Peppe Russo, presidente del gruppo regionale del Partito Democratico, è l'ospite di questa puntata del Taccuino Politico della Campania. Lavoro, industria, trasporti sono le emergenze dell'autunno campano. Ma insomma, ormai è chiara la considerazione che questa situazione di crisi che sta colpendo pesantemente il Sud sia da un lato condizionata dagli eventi economici internazionali, ma molto anche dall'assoluta mancanza di una politica per il Sud da parte del governo nazionale. La disoccupazione giovanile nel Sud ormai ha raggiunto vette insultanti. Dal sud al nord ogni anno partono 100.000 persone, abbiamo una riduzione della competitività delle nostre aziende intorno al 33%, gli indici di natalità che vedono il nord prevalere sul sud sono la testimonianza di quanto la condizione di una famiglia al sud sia condizionato ormai, non dico dalla miseria che in moltissimi casi c'è, ma come dire dall'incertezza, dalla precarietà, dalla mancanza di lavoro, dalla mancanza di opportunità, dalla mancanza di condizioni che possano rendere più sicuro e civile il vivere nel Mezzogiorno. Il governo è condizionato fortemente dalla Lega Nord, la vicenda Alenia è l'ulteriore lampante prova di quanto ormai alla prepotenza della Lega e allo scippo anche di una realtà produttiva di primo piano, una realtà come dire tra le principali di quello che restava ancora del polmone industriale del sud e della Campania in particolar modo, ci sono pretese territoriali insopportabili, arroganti di queste camicie verdi di Bossi e compagni che ormai ricattano il governo, minacciano di mandarlo a casa, un governo che dovrebbe andare a casa anche per altre ragioni, adesso non voglio fare il novero, ma ormai è chiaro che più permane questo governo, più le condizioni del Mezzogiorno e quindi della Campania e di Napoli saranno condizioni difficili. Veniamo al tema politico che sta agitando la maggioranza regionale, la spaccatura registratasi nell'UDC, come è noto il vicepresidente della giunta regionale Giuseppe De Mita si è dimesso, e nel partito, nell'UDC si è creata una spaccatura tra l'ala De Mita e l'ala sommese, che succede? Ma io non lo so che cosa succederà, è responsabilità dei dirigenti nazionali e campani dell'UDC dire cosa succede e come intendono risolvere i problemi che si sono drammaticamente e palesemente manifestati, e non su aspetti marginali, ma su linee di condotta del governo, sulle nomine ASL e sui criteri che hanno ispirato queste nomine, sul meccanismo diciamo di devolution dei poteri della Regione Campania, sul riordino delle funzioni della Regione Campania, sui tagli, su tante questioni all'interno dell'UDC c'è un confronto che divarica molto, quindi l'UDC deve fare una discussione e deve chiarire da che parte sta. De Mita ha negato di voler collocare l'UDC nel centrodestra, d'altronde la sua storia non era in... Parliamo di Ciriaco, De Mita senior. Trovando, come dire, in maniera anche abbastanza, come dire, forse illusoria l'idea che potesse contrarre un accordo con Caldoro a prescindere dalla coalizione che sosteneva Caldoro e a prescindere dalla natura politica della coalizione che sostiene Caldoro, che sulle questioni, come dire, del welfare, sulle questioni diciamo del tipo di governance, dando e facendo, come dire, devolvendo potere dalla regione ai comuni
Beh, su tutte queste questioni, anche sui criteri dello sviluppo, sul tipo di battaglia nei confronti del governo nazionale, nei confronti dei tagli del governo nazionale, nei confronti di una deriva nordista del governo nazionale, bene, su questi punti diciamo, Caldoro non può prescindere da quello che pensa la sua maggioranza e non può prescindere da quello che pensa l'azionista di riferimento della sua maggioranza, che è il Partito delle Libertà. Ora, pensare che Caldoro potesse prescindere da tutto questo è stata, secondo me, o una velleità o un'illusione. Veniamo ai rapporti tra maggioranza e opposizione regionale. Sembrano in questa fase meno urlati, è così o è un'impressione soltanto? Ma guardi, noi, il PD, ha piena consapevolezza della drammaticità di questa situazione. Noi vogliamo mettere qualche manifesto in meno e fare qualche proposta in più. Quello che ci interessa e il nostro unico e vero scopo è salvare la Campania. Molti non hanno idea, diciamo, in quale condizione siamo, perché l'evidenza di questi tagli, anche se drammaticamente balza subito, gli effetti si vedranno tra qui a pochi mesi, a 5, 6 mesi, 7 mesi, dove avremo comuni impossibilitati, come dire, a svolgere il loro ruolo. Avremo la distruzione di quel poco che resta dell'apparato industriale. Abbiamo già visto nei trasporti cosa sta succedendo con l'abolizione di numerose corse e in modo particolare mettendo i più deboli, anziani, studenti, lavoratori, nella condizione di non avere un servizio che consenta loro la mobilità indispensabile. Cioè, quello che interessa a noi non è gridare, è fare, è costringere questo governo di centrodestra, ormai, come dire, in panne, parliamoci francamente, indeterminato, incerto, costretto a mediare tra spinte e controspinte e in qualche modo non autorevole nei confronti di Tremonti e del governo nazionale, sta subendo una serie di colpi. E ogni tanto il presidente Caldoro, come dire, tenta qualche sortita, ma ormai il percorso e la dinamica è quella, non è altra. Allora, anche qui il nostro scopo non solo è denunciare inadempienze, ritardi, limiti, ma anche di fare proposte che possono salvare dal disastro la Campania, i comuni e i lavoratori, dare opportunità ai giovani, agli studenti. Abbiamo fatto una serie di proposte in questo campo, molte delle quali sono state assunte, perché diciamo, ormai siamo anche in consiglio regionale, vi è un centrodestra assolutamente inadeguato. Il vero dramma è proprio questo, che si erano presentati rappresentando un'alternativa, in realtà questa alternativa non sono capaci né di manifestarla né di praticarla. Veniamo, chiudiamo con le vicende interne al Partito Democratico. La febbre, sei un medico, la febbre sembra essere ancora presente o è un'impressione malevola? La febbre è un sintomo che noi medici molto spesso definiamo utile, perché aumenta la temperatura e uccide dei microbi, quindi se c'è febbre vuol dire che c'è vitalità, che il sistema anticorpale, la fisiologia di un organismo funziona bene. Bene, buon lavoro, in bocca al lupo, a voi tutti grazie per la cortese attenzione, a domani.